È forse il momento anche di ripensare a quanto Papa Francesco ci ha detto nell'enciclica Laudato Si, esattamente di 5 anni fa, e in qualche modo ripetuto nell'esortazione apostolica che uscì pochi giorni prima della pandemia, querida Amazzonia, amata Amazzonia. Il bisogno di rallentare per ascoltare il grido della Madre Terra e dei poveri. Mi sembra che il Vangelo di questi due discepoli in fuga, ma che stanno e che sono accompagnati dal Signore, abbia molto da dirci e da aiutarci in questo momento e in questa ripartenza di cui tutti siamo desiderosi e cui tutti siamo anche responsabili. Una ripartenza che fa appello alla nostra responsabilità personale, alla responsabilità sociale e direi addirittura ad una responsabilità planetaria. Che il Signore risorto, incontrato in questi giorni e in questa Pasqua, ci faccia quindi muovere insieme e dire insieme: davvero il Signore risorto è apparso a Simone, rinnova le nostre vite, rinnova la nostra società, rinnova il nostro pianeta. Amen.